che diventa sempre migliore, un mondo di pace davanti alla porta della violenza. Quello che posso dire è che ognuno di noi deve rimboccarsi le maniche e diventare veramente uno strumento di pace e di misericordia. Lei lo ricorda il suo primo presepe? Assolutamente sì, non solo il primo, ma io mi ricordo, ho anch'io una piccola tradizione, per cui mi hanno regalato un bambino Gesù molto bello, quando avevo 13 anni, e immancabilmente viene sempre con me, è una piccola tradizione per cui a un certo punto lo apro, mi faccio il mio piccolo presepe, dove c'è soltanto Gesù bambino, ma io e lui ci comprendiamo e andiamo bene d'accordo. Tanti auguri e grazie moltissime, eccellenza. Grazie. Avevo commesso a lui. Facciamo tutti insieme, per me non è un problema. Aspetta un attimo. Bilancio già nella politica. No, no, che il bilancio si può fare anche di quelle che sono richieste. Scusa? Ehi? Ma devo dire con grande soddisfazione che abbiamo tante richieste. Richieste di gruppi interi, richieste di singole persone. Avremo la piazza piena certamente l'8 di dicembre per l'apertura e con quello poi diamo il via. Diamo il via anche con la speranza e la soddisfazione che Roma potrà essere come sempre accogliente, bella e capace di dare il meglio di sé durante il giugno. Ma ci sono già dei numeri su quante persone hanno fatto appunto richiesta di attraversare la Porta Santa tramite il portale? Abbiamo diversi numeri e siamo già oltre i 100.000 eccetera, quindi, ma i numeri è sempre difficile da avere di dire, perché l'organizzazione stessa del pellegrinaggio si è modificata nel corso degli anni. Quindi c'è l'ultimo minuto, c'è la rincorsa, c'è il venire e soltanto per un momento e poi scappare. Quindi i numeri li conosceremo alla fine, non all'inizio. Come risponde il Vaticano al giubileo che forse arriva in un momento dopo tante polemiche? Guardi, ho già detto e lo ribadisco con molta forza che il giubileo è un evento religioso, spirituale ed è un giubileo della misericordia. Quindi è uno strumento ancora di più per collaborare. E se qualcheduno ha voluto con una costruzione fantasiosa mettere la bandiera nera dell'Isis in cima all'obelisco, posso dire che quella non c'è, non ci sarà, ma non ci sarà neanche una bandiera bianca, perché questo non ci appartiene. Non è un senso di resa a nessuno, tanto più davanti alla violenza. Quindi siamo consapevoli che c'è un giubileo come un evento, che è caratteristicamente un evento di pace, un evento di misericordia, e questo deve essere il nostro primo pensiero. Cosa si sente di dire alle persone che hanno paura di venire ad assistere al giubileo, comunque durante tutto l'anno, per l'allerta terrorismo? Ma io direi che anche rimanendo a casa propria può succedere qualsiasi cosa. Se si vive nella paura non si vive, ma si rinuncia a vivere. Quindi la paura è una condizione umana certamente, ma l'essere liberi è proprio ciò che ci libera in primo luogo dalla paura e dalle paure che noi abbiamo. E la nostra forza è proprio questa, essere capaci di liberarci dalle paure e di continuare a vivere la nostra esistenza migliorandola sempre di più in quel contesto di rispetto, di libertà reciproca e anche di impegno gli uni verso gli altri. Che simbolo può avere l'apertura della Porta Santa in anticipo, diciamo, così da parte del Papa Francesco? È proprio il segno straordinario di questo giubileo. Il giubileo che per la prima volta il Papa apre la porta in una cattedrale che lui sta visitando è proprio il segno di ciò che il giubileo voleva essere per Papa Francesco, cioè che in ogni diocesi, in ogni luogo dove c'è una cattedrale, un santuario, là ci debba essere anche l'apertura della porta della misericordia. Quindi è in piena coerenza con quello che è il giubileo. Il Papa sta visitando, andrà tra alcuni giorni a visitare la diocesi di Bangui e in quella diocesi lui stesso qualche giorno prima darà inizio al giubileo per quella diocesi. Ciò rimane che per tutto quanto il mondo il giubileo inizierà invece l'8 di dicembre.
grazie. Buon Natale a tutti. Grazie. Senti, io devo prendere